Ignazio Moser innamorato di Cecilia? Il ciclista risponde barra verticale Winsuiden. Ignazio e Cecilia, vero amore al grande fratello VIP? La risposta di Moser. Ignazio e Cecilia sono i protagonisti indiscussi di questo grande fratello VIP. I due stanno facendo parlare davvero molto di sé. Dopo aver lasciato Francesco Monte, la Rodriguez si è lasciata andare alle emozioni. Moser è riuscito così a conquistare la bella argentina. Insieme stanno molto bene e sono felicissimi, anche se il pubblico non sembra approvare appieno la loro relazione. Gran parte dei telespettatori del reality ha infatti preso le parti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Nonostante ciò, i due diretti interessati vanno avanti per la loro strada, senza riuscire a frenare neanche la passione. Quello che però ci stiamo domandando tutti quanti è una cosa sola: il loro è vero amore, sono realmente innamorati o no? Grande fratello VIP, Ignazio è innamorato di Cecilia? Moser confessa. Ignazio Moser ha raccontato la sua vita attraverso un grafico e arrivando ad oggi, ovvero alla casa del grande fratello VIP, non ha potuto far altro che fare riferimento a ciò che è nato tra lui e Cecilia Rodriguez. Il giovane è stato molto chiaro riguardo ai suoi sentimenti nei confronti della bellissima argentina. Mi pongo sempre la domanda di cosa sia, di cosa stia diventando e mi piace sempre di più, è una cosa che mi coinvolge sempre di più. Penso sia un ottimo sintomo per avvicinarsi a quello che è l'amore, insomma, il bel Moser sembra essere quasi innamorato e su questo non pare avere alcun dubbio. Ignazio e Cecilia, l'amore al grande fratello VIP, Moser sempre più preso. E mentre i due si vivono la loro storia all'interno della casa più spiata d'Italia, in molti si chiedono come andrà a finire una volta tornati alla vita reale. Proprio in queste ore, Jeremias ha detto la sua verità su sua sorella e Moser, rivelando anche quello che l'argentina dovrà indubbiamente affrontare una volta fuori dal GF. A quanto pare, il fratello di Belen ha le idee molto chiare su tutta questa storia e ora può parlarne tranquillamente.